Festa del calcio e della solidarietà a Belluno per le popolazioni colpite dalla tempesta Vaia, la devastante ondata di maltempo che nell'ottobre dello scorso anno ha coinvolto 473 comuni e distrutto oltre 41.000 ettari di bosco. Insieme per ripartire il titolo della manifestazione. Un triangolare tra la nazionale di calcio dei cantanti, quella di Poste Italiane e la selezione dei sindaci dei comuni d'Italia. Molte famiglie e moltissimi giovani hanno riempito lo stadio della città veneta. L'obiettivo dell'iniziativa, testimoniare vicinanza e offrire un aiuto concreto, è stato raggiunto. L'intero incasso della partita, 15.000 euro, sarà devoluto al Fondo Welfare e Identità Territoriale per la ricostruzione dei paesi colpiti. In campo per la nazionale cantanti, allenati da Marco Masini, nomi di richiamo come gli esponenti della vecchia guardia Enrico Ruggeri e Paolo Vallesi, accanto alle nuove star Ermal Meta e Biondo, ma anche i sindaci come Roberto Padrin, primo cittadino di uno dei paesi della zona colpiti, Longarone. Una grandissima giornata di solidarietà che io ringrazio la Nazione Italiana Cantanti e il Poste Italiane per aver condiviso con noi questa grande iniziativa che porta a Belluno sicuramente una grande opera di solidarietà. Queste popolazioni sono state colpite il 29 ottobre dalla tempesta Vaia e grazie anche al contributo di tutte le persone che sono qui oggi sicuramente ci sarà una grande dimostrazione che questo territorio ha voglia di ripartire e di ricominciare. Quindi io devo dire che è per me una grandissima emozione e un grande ringraziamento soprattutto a tutti i bellunesi che hanno voluto contribuire a tutto questo. Anche Paolo Iammatteo, responsabile comunicazione di Poste Italiane, ha sottolineato il valore solidaristico dell'appuntamento. Abbiamo deciso alla fine dello scorso anno di costruire una squadra di dipendenti intorno al gioco del calcio, ma poi stiamo lavorando anche su altri sport per iniziative come questa, cioè per portare la solidarietà dove ce n'è bisogno, insieme all'associazione del territorio e insieme alla Nazionale Cantanti in questo caso, con cui abbiamo costruito un sodalizio proprio per andare vicine alle persone e ad aiutare in funzione delle situazioni. Poste Italiane è già scesa in campo a marzo a Fano, nelle Marche, al debutto della sua nazionale per raccogliere fondi contro l'autismo e ha in programma analoghe iniziative sulla legalità nelle prossime settimane nel sud Italia. Per la cronaca sportiva ha vinto il triangolare la nazionale delle Poste Italiane, che ha sconfitto in finale quella dei sindaci per 4-0, che a loro volta avevano superato nel primo match i cantanti per 4-2. Doppia sconfitta invece per la nazionale cantanti, che ha perso anche con la squadra delle Poste per 3-0.